Quando si parla di passione in ambito musicale, si pensa subito alla dedizione di un musicista nel curare la propria arte. Da oggi insieme a voi vorrei indagare però l'altro lato della passione, quel sentimento travolgente che ha scombinato le carte e i piani dei più grandi compositori e che per certi aspetti ha cambiato il corso stesso della storia della musica. Questa musica ci introduce alla figura di Wolfgang Amadeus Mozart e fotografa un momento importante dell'esistenza di questo compositore. Siamo nel 1778, Mozart aveva già compiuto i suoi 3 viaggi in Italia, era rimasto qualche anno a casa a Salisburgo e stava giusto pianificando il prossimo viaggio, quello a Parigi. Una delle tappe intermedie di questo viaggio è stata la città di Mannheim, famosa soprattutto per la potenza della propria orchestra. E lì a Mannheim Mozart fa la conoscenza di una famiglia molto importante per il suo futuro, i Weber. Franz Weber, infatti, era il padre di Costanze Weber, la futura moglie di Mozart, ma in quell'istante Mozart si era invaghito della sorella più giovane, Aloisia, brava pianista e formidabile cantante, al punto che in una lettera al padre Leopold Mozart confessò di volerla portare con sé per i teatri d'Italia a farla conoscere affinché potesse divenire una stella del canto. Per paura che il figlio potesse distrarsi e mandare all'aria i piani di questo viaggio, che erano quelli di farsi conoscere in tutta Europa dalle famiglie più importanti e di cercare affermazione come musicista, Leopold Mozart comincia a quasi a minacciare il figlio, pregandolo in tutti i modi di non dormire fuori casa nemmeno una notte. Capendo la preoccupazione del padre, Mozart cerca di tranquillizzarlo e descrive addirittura alcuni momenti dei concerti che terrà proprio a Mannheim, l'ultimo dei quali in compagnia della famiglia Weber. Suoneranno in particolare il concerto per 3 clavicembali e con Aloisia in uno di questi, e poi Aloisia in qualità di cantante interpreterà Air tranquillo dal Re Pastore, la musica che abbiamo sentito prima, è un'aria appositamente composta per lei. Per Mozart era arrivato il momento di salutare per l'ultima volta la famiglia Weber e di proseguire il proprio viaggio fino a Parigi, un'esperienza che si rivelerà addirittura drammatica, non solo perché il compositore non seppe imporsi nel gusto del pubblico francese, che trovò la sua musica ostica, addirittura difficile all'ascolto, ma perché proprio a Parigi morì la madre di Mozart. E il compositore, rimasto solo, cercò di raggiungere un'altra volta la famiglia Weber, che ritrovò in quel Natale del 1778 a Monaco, portando in dono ad Aloisia una nuova aria per voce e orchestra, scritta appositamente per lei, per la sua vocalità, con una dedica in italiano, che era la lingua ufficiale, quella delle grandi occasioni. Nei sogni di Mozart c'era sempre la possibilità di chiedere la mano alla giovane cantante, ma in quell'istante capì che qualcosa era cambiato, inclusi i sentimenti di Aloisia per Mozart. Un'altra volta il compositore rimase deluso dalla vita, ma di quel momento a noi ci rimane questa bellissima aria, I popoli di Tessaglia.